Quando si parla di occupazione in Italia, tutti gli immigrati, laureati o no, sembrano perdere fiducia. Faccio il corriere perché non c'è un altro lavoro. Io sono un tecnico agrario, no? Però qua non è valido lo che uno studia in straniero. Sempre cercare, ma non te lo trovi. Adesso volevo tornare al mio paese per fare un'altra cosa, no? Per andare avanti. Troppo difficile quando non si è studiato qua, allora ho fatto un master in tourist management. Qualche speranza per il lavoro? È difficile, ma... Su circa 5 milioni di stranieri che vivono regolarmente in Italia, secondo recenti statistiche Istat, il 56% è in possesso di un diploma o di una laurea. Il 59,6% risulta impiegata nei servizi e solo l'1% riesce ad accedere a cariche dirigenziali. La Fondazione Etnoland organizza per la seconda edizione consecutiva il progetto Talea, la scuola della consapevolezza degli immigrati d'Italia. Se noi immigrati producono ricchezza, hanno anche capacità di studiare, perché devono fare sempre lavoro umile? Ovvio che facendo lavoro umile non è solamente il problema di chi offre lavoro, ma anche il problema di chi l'accetta. Allora bisogna cominciare a motivare gli immigrati a avere maggior consapevolezza, maggior dignità, di fare sì che riescano a fare ciò per cui sono arrivati qua, ciò perché hanno studiato. Noi abbiamo anche un percorso di public speaking, un percorso di motivazione psicologica, un modulo sul job tutorship, cioè come fare tutoring alla gente nel cercare lavoro. Non è facile. Alla prima edizione della scuola hanno partecipato 20 ragazzi, tra loro c'era anche Gustavo Belisario, ecuadoriano. Sono un matematico puro dal mio paese, qua ho fatto un master al Politecnico, Information Database Manager, e mi occupo di la formazione, ho una impresa, la formazione aziendale per le società, immigrati, società italiane. E siamo andati lì, un gruppo di ragazzi, tutti laureati. È stata una bella esperienza. La cosa più importante che abbiamo capito è che noi abbiamo delle qualità, abbiamo delle opportunità in questo paese che dobbiamo creare a noi stessi e poter lavorare in squadra, dobbiamo unirci e questo è stato per me la cosa più importante. Due cose sono importantissime per l'integrazione, sarebbe studiare informatica e studiare le lingue.